ci ha raggiunti la pastora avventista tirocinante Ludmila Biscardi. Ciao Mila, benvenuta. Ciao Alessia, ciao a tutti quanti. Allora Mila, oggi parliamo della lettera agli ebrei che possiamo leggere nella Bibbia e la Chiesa Cristiana Avventista di Roma Appia ha organizzato una serie di appuntamenti online aperti a chiunque voglia studiare la Bibbia tutti i mercoledì alle 18 proprio insomma per approfondire questo tema. Allora Mila, dici qualcosa di più su questa lettera? È interessante perché è uno degli scritti più originali, più particolari del Nuovo Testamento. Ci sono alcune parti molto enigmatiche di cui non si capisce veramente molto. Poi non viene riportato il nome dell'autore da nessuna parte e per quel motivo, siccome all'inizio cioè nel prologo c'è proprio un vero e proprio prologo piuttosto che come le altre epistole che, o lettere che l'Apostolo Paolo scrive, manca il mittente, il destinatario, e manca una piccola descrizione, un piccolo saluto con grazie, pace, eccetera. Per questo motivo viene scelta di non chiamarla epistola o lettera, che sono due sinonimi, diciamo così. Si è scelto molto spesso di chiamare piuttosto un sermone, cioè gli ebrei in verità questo libro, questo scritto è più che altro un sermone. Ecco, quindi proprio per la mancanza diciamo di quelle caratteristiche che ce la farebbero individuare in maniera particolare come lettera, ecco. Esatto, c'è una piccola particolarità, cioè la conclusione è molto epistolare. E quindi forse per quel motivo alla fine la si chiama epistola o lettera. Quindi una via di mezzo, allora, tra una lettera e un sermone, Mila. Esatto, una via di mezzo. Niente, è una lettera molto interessante, chiamiamola lettera, ma ci siamo capiti. E qual è lo scopo di questa lettera, Mila? Allora, lo scopo di questa lettera è sicuramente quella di trasmettere il messaggio di Gesù, e trasmettere la comprensione sulla natura e sull'efficacia dell'opera di Gesù, fatta non soltanto da Gesù ma anche in Gesù. Quindi non è tanto semplice come scopo. Infatti ci sono molte parti che facciamo fatica a capire, infatti leggiamo più volentieri le altre epistole, le altre lettere piuttosto che questa, ma sì, diciamo lo scopo è essenzialmente quello di trasmettere il sacerdozio di Cristo, infatti è il tema centrale. Possiamo insieme leggere Ebrei capitolo 8 versetto 1 e 2 e vedere. C'è quindi una riflessione che fa l'autore, che vuole, diciamo così, suscitare delle scelte di vita però concrete. Quindi lo scopo dell'Epistola degli Ebrei non è soltanto quello di, diciamo così, rimanere teorico, ma anche poi trasformarti. Cioè una volta che tu capisci chi è Cristo, quello che ha fatto per me, per te, non puoi rimanere uguale a prima. Quindi vuole creare un cambiamento insomma nella nostra vita. Allora leggiamo adesso quindi questo testo che ci dicevi, Ebrei 8 versetti 1 e 2, vai Mila. Ora il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo: abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto alla destra del trono della maestà nei cieli, ministro del santuario e del vero tabernacolo che il Signore e non un uomo ha eretto. Quindi il centro, il focus di tutto quello che stiamo dicendo è che c'è un sommo sacerdote che è Gesù Cristo. Però diversamente dalle altre lettere, qui l'Apostolo Paolo non si focalizza tanto sull'opera salvifica compiuta da Gesù tramite la sua morte e risurrezione, ma si concentra molto sull'elevazione di Gesù alla destra di Dio. Cioè il suo scopo è più che altro quello di elevare Gesù,
e sottolinea sempre questo: Gesù che è stato elevato in cieli, seduto alla destra di Dio. E allora mi viene spontaneo da chiedermi perché. Come mai proprio questo messaggio? E lo vediamo tra un attimo, quindi rimaniamo con questa curiosità. Abbiamo con noi la pastora avventista tirocinante Ludmila Biscardi. Stiamo parlando della lettera agli ebrei. Abbiamo visto prima lo scopo di questa lettera e ci eravamo lasciati con una curiosità da scoprire, Mila. Esatto, cioè perché Paolo insiste sulla elevazione alla destra del Padre di Cristo piuttosto che sulla croce, sulla risurrezione di Cristo come evento centrale della salvezza. E diciamo che abbiamo poco tempo qui per analizzare tutto, ma bisognerebbe capire chi sono i destinatari. È già un pochino il titolo qualcosa ci dice, ci svela qualcosa, è uno spoiler, Mila. L'autore vuole sottolineare la potenza e la divinità di Gesù. Perché? Perché i suoi destinatari erano molto probabilmente dei giudeo-cristiani, quindi dei cristiani che sono, cioè dei giudei che sono diventati cristiani. E poi, insomma, ci sono altri sicuramente destinatari, lo percepiamo dai versetti che leggiamo, e sono delle persone che stavano subendo delle persecuzioni, delle persone che stavano subendo un assenteismo, cioè le persone non venivano più in chiesa, e quindi Paolo si rivolge a questo tipo di destinatari, cioè dei destinatari che dei cristiani che a un certo punto hanno smesso un po' di essere molto ferventi, e quindi c'era un grande bisogno di esortare la comunità ad abbandonare i peccati e a continuare a andare in chiesa, agli incontri comunitari, diciamo così, non proprio la parola chiesa, c'era lì. di perseverare di fronte allo scoraggiamento, di fronte alle difficoltà. Quindi è una lettera molto attuale. Quindi diciamo la sua influenza arriva fino ad oggi e il suo messaggio è valido anche per noi, Mila. Sì, valido anche per noi, come lo era per Gerusalemme, probabilmente era l'ipotesi più accreditata che sia stata mandata a Gerusalemme o a Antiochia o a Roma, ci sono varie ipotesi, diciamo. E comunque, in qualunque chiesa sia stata mandata, vale per noi dovunque ci troviamo. E quindi un messaggio, dicevamo, importante. Noi abbiamo detto adesso, insomma, giusto alcune informazioni così base, ecco, per iniziare a scoprire di più su questa lettera. E dicevamo prima che la Chiesa Cristiana Avventista di Roma Appia ha organizzato degli incontri proprio sulla lettera agli ebrei. Sono degli incontri online, nello specifico su Zoom. Allora Mila, se qualcuno volesse quindi partecipare a questi incontri, quali sono i contatti per poter richiedere, insomma, le credenziali per accedere? Potete scriverci sulla nostra mail della Chiesa di Roma Appia, che guarda caso la mail è roma.appia@aventista.it, oppure seguirci sulla nostra pagina Facebook, anche questa Chiesa Aventista Roma Appia si chiama, e potete seguirci, scriverci e vi daremo tutte le informazioni molto volentieri. Ecco, che poi Mila è anche un'occasione per poter dialogare, insomma, per poter fare domande, se insomma ci sono delle curiosità, per poter ascoltare anche riflessioni di altri partecipanti, no? C'è anche questa dimensione del dialogo. Esatto, non siamo moltissimi che abbiamo partecipato al nostro primo incontro, una decina di persone, ma tutte molto interessate che dicono da loro, che danno un contributo, e quindi alla fine è ancora più arricchente per questo motivo. Certo, proprio per la possibilità di confronto. Allora, io ringrazio la pastora avventista tirocinante Ludmila Biscardi per essere stata con noi oggi, per averci aiutato a scoprire qualcosa in più sulla lettera agli ebrei. Ciao Mila, alla prossima. Grazie mille a te Alessia, e grazie mille a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Ciao. Ciao.